Buongiorno amici della Clessidra e come sempre ben ritrovati sul mio canale. Anche oggi andiamo a parlare di un orologio molto particolare, come sempre dico io, poco visto in giro, e oggi andiamo a parlare dello Zenith AFP Cassaforte del Tempo, ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. Ragazzi, parliamo di Zenith, uno di quei brand più iconici per quanto riguarda l'orologeria. Se pensiamo a Zenith, pensiamo spesso anche a Longines o Omega, insomma a quegli orologi datati diciamo intorno agli anni 70 che molti di noi chiamano, me compreso, i Crazy Mini. Zenith nasce nel 1865 all'Eloquelle dal suo fondatore Georges Fabre Jacot, che a 22 anni decide di costruire la sede centrale appunto di Zenith e di chiamare la sua azienda così proprio per fissare un punto di riferimento come lo Zenith nel campo stellato, un punto di riferimento nell'orologeria. Da allora i modelli di Zenith diciamo più iconici sono stati veramente tanti: lo Zenith Stellina, Respirator, il Defy. Il Primero, che è stato, si dice sia stato uno dei primi, anzi il primo cronografo automatico della storia, e oltre a questo, negli anni 70 andò a costruire anche questo bellissimo orologio che è appunto lo Zenith AF/P. Ma adesso lo andiamo a scoprire un po' più da vicino e vediamo un po' come è costruito questo piccolo capolavoro. Bene, procediamo con quella che è l'analisi dell'orologio. Come sempre è nostra abitudine partire dalle dimensioni e così faremo anche questa volta. Dunque abbiamo un lug to lug di 45 mm per 38 mm di larghezza. Abbiamo 20 mm per quanto riguarda l'ansa e 14 per quanto riguarda lo spessore. È un orologio che possiamo definire abbastanza importante per dimensioni. Vi faccio notare quella che è la ghiera, intanto la cassa, signori, poi passiamo anche alla ghiera. La cassa. Allora, negli anni 70, diciamo, i designer di Zenith sapevano che in Italia appunto questi disegni erano molto apprezzati e dunque diciamo, i collezionisti italiani chiamarono questa tipologia di cassa appunto cassaforte del tempo. Guardate che meraviglia! Molto riconoscibile ovviamente sia dalla forma, stessa forma che andiamo a ritrovare sui Zenith Defy, sia dalla forma che appunto da quella che è la ghiera. Ghiera spigolosa ad angoli che risulta liscia. Molto molto carina. Altra cosa poco conosciuta di questo orologio e che pensate un po' era una alternativa più economica a quello che era il Rolex Submariner. Il quadrante è molto bello e soprattutto lavorato finemente. Non so se riuscite a vedere, ma il quadrante è appunto fatto a cerchi concentrici e soprattutto in questa variante è a specchio, variante diciamo nella versione più rara. Di questo orologio abbiamo varianti anche color blu e se non erro anche marrone. La parte esterna del quadrante ci mostra quella che è una ghiera che scandisce minuti e anche secondi ovviamente. Poi troviamo gli indici che sono in rilievo e molto lucidi, anzi a dire la verità l'intero quadrante è molto lucido. Devo infatti metterlo così al lato per farvi scorgere quelli che sono i dettagli. Forse la leggibilità è un po' penalizzata. Al centro troviamo quello che è l'emblema di Zenith, ovvero la stella, il logo Zenith e la dicitura Automatic. A destra troviamo la casella ore e la casella del giorno che hanno, non so se si vede, una cornicetta sempre argentata. E poi a ore 6 la scritta AF/P è sotto Swiss Made. AFP che vuol dire alta frequenza precision. Passiamo poi a quelle che sono le lancette. Lancette a bastone, anche esse molto lucide, mentre notiamo che quella dei secondi ha io lo chiamo quadrotto sull'apice. A ore 3 troviamo
quella che è la corona con un logo in rilievo, corona molto importante e grande. Nel complesso un orologio che è molto molto particolare, ma proprio per questo una rarità, ecco. Passiamo al movimento. Il movimento è, come abbiamo già detto, un calibro di alta frequenza, perlomeno per quello che erano gli standard dell'epoca. 28 sono i rubini ed è un movimento, il calibro 405, che in realtà non è di manifattura Zenith, ma da quello che ho potuto leggere in giro è di manifattura Movado. Giriamo l'orologio, andiamo a vedere quello che è il fondello, dove troviamo, ecco qui, il logo, la stella di Zenith e poi anche il numero di riferimento, poco sotto. Altra chicca di questo orologio è il fantastico bracciale, vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco, eccolo qui. Di tipologia lobster, fatto a piastre, molto interessante. Anche questo è un bracciale raro. In realtà pensavo fosse un Guy Fredes, ma così non è. L'unica cosa che ho potuto notare è che all'interno, oltre alla dicitura stainless steel, non so se vediamo, riesco a farvelo vedere. Ecco, proprio nel centro c'è un piccolo logo con una M e una Z. Anche il bracciale, come potete vedere, è numerato. Bracciale che parte a 22 mm, come già detto, e poi va a sfinire. Troviamo quella che è la cassetta, ovviamente logata con il logo Zenith, guardate quanto è bella, che va appunto ad abbracciare e chiudere il polso. Un orologio davvero molto molto importante. Ma adesso andiamo a fare rapidamente quella che è una prova polso. Ed eccolo al polso, come già detto prima, anche questo è un orologio abbastanza importante, visto i 45 mm di lug to lug e 38 per quanto riguarda la larghezza. Un orologio dal design caratteristico e sicuramente molto riconoscibile. Ovviamente anche questo è uno di quei pezzi, guardate quanto è bello ragazzi il bracciale, veramente fantastico. Anche questo, come dicevo, un pezzo da ovviamente tenere in considerazione per la propria collezione. Oh ragazzi, quindi abbiamo visto questo bellissimo Zenith, un esemplare degli anni 70, eccetera, eccetera. Spero che sia stata una nuova scoperta per tutti voi. Ragazzi, io come sempre vi esorto a condividere i video e soprattutto ad iscrivervi al canale, anche perché ho notato ultimamente che sia le iscrizioni che le visualizzazioni sono veramente poche. Purtroppo non sono puntuale come prima nel pubblicare video perché la mia vita dall'inizio pandemia è cambiata. Ovviamente io, grazie a Dio, sono in salute ragazzi, però capirete che le necessitudini lavorative cambiano e quindi questo va a influire anche sui video di YouTube. Veramente ragazzi, mi dispiace, però sono contento del fatto che molti di voi siano dei fan accaniti della classifica. Di questo non posso che esserne fiero e soprattutto contento. Continuatemi a seguire. Se ragazzi volete interagire con me, io rispondo a tutti quanti i commenti. Iscrivetevi magari anche nel gruppo Telegram, dove ogni tanto, soprattutto durante il periodo di pandemia, andiamo a fare delle belle videochiamate su Zoom. Quindi abbiamo un cosiddetto faccia a faccia. È veramente una cosa molto divertente da fare, anche perché a me, come già detto altre volte, piace conoscere i miei iscritti. Che altro, ragazzi? Se vi va, ho aperto un piccolo conto PayPal che ho lasciato giù in descrizione. Se vi va di offrirmi un caffè, ragazzi, ne sono lieto. Detto questo, che altro? Ci vediamo appena possibile. E un abbraccio dalla Clessidra di Eva. Ciao a tutti quanti!